vai. Vale. Vale. Bravo. Bravo. Assessore Marco Scaiola, un progetto di rigenerazione urbana qui a Dolcedo che vede la luce in via definitiva questa inaugurazione della nuova piazza. Con il comune di Dolcedo stiamo collaborando oramai da diversi anni, di questo devo ringraziare il sindaco, devo ringraziare l'amministrazione di Dolcedo perché sono molto propositivi. Abbiamo già iniziato il cantiere che è aperto qua vicino della nuova scuola. Qui una piazza meravigliosa, Piazza Doria, centrale, strategica per il paese, in un'ottica di una riqualificazione urbana che toccherà tutta la località di Dolcedo, una località strategica qui nella Val Prino, collegata col mare ma collegata anche con l'entroterra. Abbiamo fatto un importante investimento economico per dare delle risposte ovviamente alle esigenze del comune, ai programmi del comune. Sono veramente contento, fiero di essere qua come Regione Liguria, ma ovviamente anche come residente di questo territorio, perché sono cresciuto a pochi metri proprio dal comune di Dolcedo, e quindi una soddisfazione doppia vedere opere realizzate concretamente e anche in tempi rapidi, perché abbiamo iniziato a lavorare pochi anni fa e abbiamo già portato a casa ottimi risultati qui a Dolcedo. Quindi la sinergia comune-regione è strategica e la rigenerazione urbana funziona come programmazione regionale per dare ai comuni, soprattutto quelli un po' più piccoli, degli spazi anche economici per poter intervenire e migliorare il proprio paese, la propria località. Sindaco Giovanni Dagno, è una piazza nel cuore del centro storico ma che guarda anche al futuro, ad esempio con queste panchine dotate addirittura di presa USB. Sì, questa sono una piccola chicca, ma comunque la cosa più importante era il rifacimento della piazza, che ne aveva sicuramente bisogno. Abbiamo iniziato i lavori a dicembre, devo ringraziare tutti quanti hanno lavorato, non senza difficoltà, le attività commerciali che logicamente hanno avuto un danno in questi mesi, però alla fine credo che il risultato sia importante. Come ha detto l'assessore, questa piazza fa parte di un disegno decisamente più ampio che comprende e ci auguriamo comprenderà tutta la pedalizzazione del centro storico. Difatti, sempre con l'aiuto della regione e dell'assessore Scaiola, che in effetti ci ha sempre dato una mano logicamente nel rispetto delle regole, abbiamo iniziato con il rifacimento della casa, il nuovo parcheggio, rifaremo la nuova scuola, rifaremo la nuova rotonda all'inizio del paese, tutto a beneficio di quello che dovrà diventare tutta una ZTL a beneficio dei turisti e logicamente anche dei cittadini del cielo. Guardate anche alla storia, state pensando anche a un piccolo museo nel vecchio forno. Sicuramente una bella chicca, abbiamo idea di ristrutturarlo, che farà sicuramente parte del contesto, infatti è posizionato a 10 metri dal vecchio ponte dei Cavalieri di Malta, un ponte del 1200 che evidentemente deve essere in oltre modo valorizzato.